Luna Rossa Prada Pirelli sfida Team New Zealand nella finale di Coppa America. A raccontarci tutto sulle regate al via stanotte c'è il grinder dell'equipaggio italiano, il napoletano Emanuele Liuzzi. Emanuele, dal circolo Savoia alle Olimpiadi fino all'America's Cup, dal canottaggio agli AC75, è la realizzazione del tuo più grande sogno? Allora, sino ad oggi mi reputo molto fortunato del percorso sportivo che ho fatto e credo che per ogni atleta è molto bello gareggiare ai massimi livelli. Dopo aver vissuto l'esperienza olimpica, sono molto contento di poter partecipare ad una finale di Coppa America e spero di coronare il mio sogno con la vittoria. Spieghiamo ai tifosi napoletani qual è il ruolo del grinder e quanto è importante per garantire alle imbarcazioni la massima velocità. Sicuramente noi grinder siamo molto importanti in barca perché produciamo l'energia che ci consente di fare alcune funzioni oltre alla regolazione delle vele. Io nello specifico mi occupo della regolazione del fiocco nelle manovre e delle volanti di poppa. Sei arrivato 11 mesi fa all'interno dell'avventura di Luna Rossa ed è stato un periodo certamente non facile anche a causa del Covid. Il rinvio dell'inizio della finale ha aumentato la pressione o vi ha aiutato nella preparazione di questo evento storico? Purtroppo nella Coppa America l'unica cosa che non si può comprare è il tempo. E il posticipo delle regate ha solo aumentato il desiderio di affrontare i nostri avversari perché noi giravamo pronti nella data stabilita. Manovrabilità e partenze eccezionali. Sono i punti di forza su cui puntate per l'impresa o dobbiamo aspettarci delle sorprese nelle regate che assegneranno il trofeo più antico del mondo? I nostri punti di forza sono le partenze e le manovre perché ci siamo allenati tanto nello specifico e crediamo di essere abbastanza forti in questo perché siamo l'unica barca ad avere due timonieri. E però non so se tutto questo basterà per portare a casa il trofeo. Ad aumentare il fascino della sfida c'è anche la curiosità di scoprire la forza del defender. Luna Rossa Prada Pirelli ha letteralmente sbaragliato la concorrenza in Prada Cup. Cosa temi adesso dei neozelandesi? Io credo che siamo arrivati pronti alla finale della Prada Cup perché eravamo molto convinti e determinati di quello che facevamo. Dei neozelandesi sappiamo che sono una barca molto competitiva e io credo che in ogni sport non bisogna mai sottovalutare l'avversario e sappiamo che hanno un'ottima velocità, quindi staremo a vedere. Quanto credi alla possibilità di portare la Coppa in Italia? Ad oggi credo che sia un 50-50 perché ogni team ha giocato su vari aspetti e tanto è da vedere anche in base alle condizioni meteo. Con Pierluigi De Felice, anche lui tesserato del Circolo Savoia, portate Napoli sul tetto del mondo della vela. Nella zona di Santa Lucia in tanti stanno seguendo le vostre imprese con passione ed entusiasmo. Quanto sostegno state ricevendo dalla nostra città e quale sarà poi la prima cosa che speri di fare al tuo ritorno? Io e Pierluigi riceviamo centinaia di messaggi ogni giorno e veramente sui social sento l'affetto delle persone napoletane e spero di poter portare la Coppa a Napoli per far ammirare la sua bellezza. Al mio rientro a Napoli la prima cosa che farò è mangiare minimo 3 mozzarelle e 2 pizze. Ciao Giuseppe!